si chiama? Non mi ricordo mai, è bellissima. Small Town Boy. Small Town Boy, mi ricorda molto i miei primi passi in casa con la musica del fratello dalla sala. Molto molto bello, grazie Alecca. Signori, non è onda, DJ Energy. Come? No, DJ Mono. Frido. Mono, DJ Mono, tuo fratello. No, DJ Peppino, no DJ Mono. Peppiniere. Signore, ci teniamo a precisare che i nostri drink non sono stati accolti da Marco con successo, e comunque, se non ricordiamo, sono dei drink molto particolari, sono drink speziati, ok? Quindi non a tutti piacciono, ovviamente chi fa questo lavoro come me sa che non nessuno può accontentare tutti quanti, nessuno può accontentare tutti quanti. Però c'è una classe di persone che magari apprezzano più questi drink e non l'ho trovata qui dentro. Ma va bene così. E andiamo avanti nel nostro spettacolare di drink e andiamo con il nostro quarto passo, e questo è, diciamo, più che un drink speziato, è il favorite drink della serata, è uno dei miei preferiti da fare, che comunque c'è sempre del tè verde. Quello lì in bottiglia, sai, il classico bevanda San Benedetto. Facciamo le marchette in diretta. E questo è il Martini Blesco, fatto con tè verde e Martini Bianco. Io, diciamo, lo propongo a chi è amante del Martini Bianco, è veramente fresco, buono, delicato, lo puoi prendere un anytime. O chi è amante del tè verde, bravissimo, soprattutto questo tè verde che secondo me è uno dei migliori. Che non è San Benedetto, è Estatè Verde. Oh cazzo, mi sono sbagliato, maledizione, no! Vabbè, uguale, dai, hanno fatto una pubblicità Ferrero anche loro, e Pippurà, tanto va bene così. E ci tengo a precisare che questo è veramente una figata, fatto anche con il tè verde in bustina. Magari precedentemente prepari, lasciandolo riposare al fresco, bravo. Magari questo non si beve caldo. No, questo probabilmente no, perché comunque poi perderete i mattini. Nel nostro frigorifero, sì. No, poi magari se volete raffreddare un trick, magari, che comunque per preparare questa cosina qui velocemente col tè verde, quello filtrato, lo fate al volo. Sì, Alessandra, mi sono inceppato, l'ho visto, grazie. Fate al volo, lo mettete dentro un bicchiere o dentro una tazza, poi questa tazza la mettete in un recipiente con ghiaccio e ci prestate l'acqua automaticamente. Ci potete anche mettere qui il ghiaccio e sale grosso e acqua, che fa subito 0 gradi per reazione chimica, e il tè verde si raffredda in meno un giro di 5 minuti. Battibaleno. Marco, sono anche ancora da Marco, da Filippo, oppure o da qualsiasi altro. Io di Filippo lo ringraziamo di partecipare qui con noi alla nostra interpretazione, e gli rispondiamo a tono, che poi non si risponde a tono. Diciamo che comunque sì, ha ragione a dire che c'è in Sud America il coriandolo, ma usavano anche gli egiziani addirittura, comunque ha origini asiatiche, giustamente. C'è anche una qualità in Sud America, non ricordo mai come cavolo si chiama, il coriandolo lì c'è un altro tipo di nome. Allora, vai Marco. Prima che tu dicessi questa cosa, sì, in realtà è arrivata una notifica, mi sono ho sempre pensato che venisse dal Sud America il coriandolo. No, ce n'è una versione. Perché lì lo mettevano da tutte le parti, ma in realtà viene dall'Asia, mi sono informato, pardon. No, ma va là, anzi no, ce n'è una. Va là. Una cosa, però non mi viene. Let's go! Allora, signori, questo si fa direttamente, è semplicissimo, si può fare anche a occhi chiusi. Questo è lo scirocco. Questo so come farlo anche io, vero? Sì, vieni a farlo! Lo faccio io! Buonasera a te, Marco, ciao, come stai? Bene, grazie. Ok, Marco, vieni qui. Allora, raffreddiamo il nostro bicchiere, raffreddiamolo così, dicendo ovolollo, vai. Ovolollo. Ok, raffreddiamo il bicchiere in questa maniera barbara, lo scoliamo nella nostra acqua. A contatto. Sì, va bene, sì. Perfetto, l'acqua l'abbiamo levata, non eccesso nel nostro bicchiere, perché sennò perde. Ecco, bravissimo. L'ovolollo. Ma basta, è raffreddato. Adesso mettiamo l'ottimo martini bianco. Quanto CL? A te su una mano libera? Vai, mano libera. 3 CL. No, quello lì volevo fare. Anche 4, dai, 4. Volevo fare quello lì. Allora mendi al collo, fa così. Vai. No, Marco, mi arrabbio. Marco, così, guarda. Oppela. Lo sai che sono preciso, vai.
E poi come se stai su un orologio. Non mi casca. Marco, no, no, no. Se stai con un orologio qui, fa così. E chiudi. Ok? Come se fai, disegnassi un con la bottiglia il giotto. Vai. Oh, chiudi. Ok, perfetto. E adesso la cosa più semplice da fare. Abbiamo messo il nostro martini bianco e il nostro tè verde. Ta-da! Vai, questo insomma non c'è bisogno che ti dica fino a dove mette. Basta. Un dito sotto il bordo del bicchiere, vai. Sì, Marco, che fai? No, non c'è bisogno, non c'è bisogno di metà burro. Ecco qua, va bene così, perfetto. Ok, sì, ci siamo. Bene, facciamo una cosa carina, ci mettiamo una più bella decorazione, ci mettiamo uno spicchio di lime. Sì, uno spicchio di lime, prendi le pinzette, Marco, maledizione. Ecco, uno spicchio di lime, eccolo laggiù, sì, bravo. Un ramoscello di menta, che è qua. Un ramoscello di menta che stai sopra, quindi mettilo per così, sì, infiliamo, vai, vai, ok, perfetto, bravo, Marco, ti dà una bella gira.